Cosa può trasformare una ragazzina che sogna di fare l'infermiera e aiutare gli altri in una delle criminali più atroci della storia? Quello che sto per raccontarvi non ammette nessun tipo di giustificazione, ma le risposte a questa domanda possono essere molteplici, così come alcuni indizi che possono far comprendere come sia facile alimentare una parte oscura che alberga dentro tutti noi. Questa è la storia di Irma Grese, la bestia di Belsen, la storia della ragazza timida e indifesa che si trasformò in una delle criminali più sadiche e atroci della storia. Andiamo insieme nel 1923, siamo in Germania. Irma Grese nasce il 7 ottobre 1923 in un piccolo paesino del sud-est della Germania. Suo padre Alfred fa l'imbianchino. Lui non ha un particolare credo politico, non ha mai partecipato al partito nazista, soltanto in futuro deciderà di iscriversi. La passione del padre sono le donne e i continui tradimenti verso la madre, che infatti, madre di Irma Grese, che ad un certo punto si suiciderà bevendo acido cloridrico, non riuscendo più a sopportare i continui tradimenti del marito. Dopo la morte della madre di Irma Grese, il padre si sposa con un'altra donna che ha già dei figli e insieme avranno un altro figlio. Irma andrà a vivere con questa nuova famiglia, ma non andrà mai d'accordo con la nuova madre. Litigheranno spesso, tra i due corre una forte gelosia, il padre spesso picchia Irma, aizzata dalla madre. A questo si uniranno le violenze subite a scuola, atti di bullismo. Irma non andrà mai bene a scuola. Irma Grese è una ragazza bellissima. Chi l'ha conosciuta la descrive con un corpo perfetto e un viso angelico e degli occhi dolcissimi. Così viene raccontata e descritta da chi l'ha conosciuta. Quelli però sono gli anni dell'ascesa del nazismo. Siamo negli anni 30 del 1900. Il programma La Lega delle ragazze tedesche, al quale partecipa Irma Grese, un programma di addestramento, di indottrinamento, nel quale le ragazze vengono convinte con idee che vengono inculcate sulla superiorità nazista e tedesca e sull'antisemitismo. Nonostante la famiglia di Irma non fosse particolarmente legata al partito nazista, invece Irma ne sposerà sin da subito la causa e diventerà una fanatica sostenitrice del partito nazista, a tal punto che denuncerà il padre che qualche anno dopo verrà arrestato. Ma prima di diventare una feroce aguzzina, Irma aveva un sogno: diventare un'infermiera. È il 1938, periodo di maggiore ascesa del potere nazista. Irma ha 15 anni e, dati gli scarsi risultati scolastici, lascia la scuola e va a lavorare in un ospedale per realizzare il suo sogno, fare l'infermiera. Ma il comitato del lavoro glielo impedisce e la manderà a lavorare in un caseificio nelle campagne tedesche. Da lì poi la manderanno nel campo di concentramento di Ravensbrück. Un addestramento durato un intero anno con un lavaggio del cervello che dopo un po' la porterà ad Auschwitz per fare la carceriera. Secondo la documentazione pervenuta durante i processi nei confronti dei crimini di Irma Grese, lei non voleva stare a Ravensbrück, chiese più volte di andare via, ma questo non accadde mai. E in quell'anno, dal 1942 al 1943, la sua personalità si trasformò a tal punto da diventare il mostro che ancora oggi le cronache ricordano. In quell'anno visse un addestramento tale che la portò a diventare una perfetta guardia carceraria e dopo un anno venne promossa supervisore e da lì verrà spedita ad Auschwitz, avendo il controllo di 30.000 donne ebree. Ma la sua gestione crudele e spietata le frutterà molto, le frutterà altre promozioni. E tra il gennaio del 1945 e il febbraio dello stesso anno verrà inviata nuovamente a Ravensbrück, questa volta però per un ruolo molto importante, che è quello di formare nuove guardie carcerarie. Rimarrà un po' lì e da lì poi andrà in un altro luogo, una carriera in continua crescita, spietata e sempre più crudele. Arriverà a Bergen-Belsen, all'interno del quale
sarà lei la direttrice dei lavori di quel campo di concentramento, fino ad arrivare a quel 17 aprile 1945, quando l'esercito britannico, arrivando all'interno del campo di concentramento, la catturerà. Questa è soltanto una parte della storia di Irma Grese e della sua carriera. Ma chi è veramente Irma Grese e di quali delitti atroci si è macchiata? Irma aveva un corpo perfetto, degli occhi azzurri che risaltavano su quella carnagione chiara. Aveva degli occhi dolci, dietro i quali si nascondeva però violenza e sadismo. Lei incarnava il perfetto ideale, il mito della donna ariana. Camminava sempre con due grossi cani vicino a lei, che teneva a stecchetto a quanto pare per poterli così aizzare verso i detenuti. Aveva due stivali che portava sempre con sé, che indossava e che questa la rendevano ancora di più altera e dura e crudele. Il suo sadismo era conosciuto nel campo di concentramento, moltissime le testimonianze, tantissime le torture. La sua tortura preferita era quella di infliggere un taglio nei seni delle prigioniere, tagli che si infettavano e nel momento in cui si infettavano lei assisteva sorridendo alla rimozione dei seni delle prigioniere. Nella sala operatoria del campo di concentramento di Auschwitz c'era un uomo molto conosciuto per la sua altrettanto crudeltà e atrocità, il professor Joseph Mengele, conosciuto per gli esperimenti nei confronti di persone con disabilità, nani, zingari. Lui e Irma Grese avranno una relazione sentimentale, se di sentimenti si può parlare in quell'inferno che fu Auschwitz. Ma il professor Mengele ad un certo punto lascerà Irma Grese per il semplice motivo che scoprirà il suo sadismo e le sue relazioni con i suoi prigionieri, relazioni frequenti perché lei abusava spesso dei prigionieri e delle prigioniere che nel momento in cui non riuscivano a soddisfarla li mandava nelle camere a gas. La sofferenza, infliggere dolore procuravano molto piacere a Irma Grese, violentarle, torturarle, mutilare donne incinte e ucciderle erano i piaceri privilegiati di Irma Grese fino a quel 17 aprile 1945. L'esercito britannico entra nel campo di concentramento, lei è una dei pochi ufficiali che non riesce a scappare e viene catturata. Inizia così il processo per Irma Grese. Il suo processo si svolse tra il 17 settembre del 1945 e il 17 novembre del 1945 a Lunenburg, ma i fatti, le atrocità che commesse, vennero raccontate in moltissimi altri processi anche anni dopo. Lei non ripudiò mai l'ideale nazista. Si limitò a dichiarare che aveva eseguito gli ordini. Questa fu una confessione che la portò alla morte. La notte prima di morire, di lei si racconta che passò la notte cantando gli inni nazisti e nel momento in cui arrivò lì al patibolo disse soltanto «fate presto». Come si può spiegare tale violenza? Com'è stato possibile che una donna come tante altre diventasse una tale sadica assassina? Questo non è l'unico caso, ci sono moltissimi esempi, come nel caso di Josef Vogel, Hermann Wagner, che diventarono capi delle SS e da imbianchini, idraulici, persone che conducevano una vita normale prima del nazismo, entrando a far parte del partito nazista, diventarono dei crudeli assassini, sadici e spietati. Irma Grese, ma anche tanti altri durante i processi, affermarono di aver soltanto eseguito gli ordini per i quali erano stati addestrati. Ma come si può accettare un tale addestramento e accettare di essere addestrati a legare le gambe di una partoriente con delle corde di cuoio e aspettare che lei muoia davanti ai propri occhi? Come si può arrivare a tale violenza? Una risposta a questa domanda forse non c'è, o forse non è così tanto semplice da trovare. Sicuramente all'interno della storia di Irma Grese ci sono degli indizi. Il clima di odio all'interno del quale lei è cresciuta e si è sviluppata con le sue idee, clima di odio
che l'ha fatta rendere una donna insensibile e pronta a commettere qualsiasi tipo di atrocità. Era davvero convinta Irma Grese di essere dalla parte giusta della storia? Era davvero convinta di stare aiutando il proprio popolo a combattere contro il nemico? Come si può arrivare a questo grado di cecità e follia? Nel corso degli anni, svariati psicologi hanno dimostrato anche attraverso alcuni esperimenti che plagiare qualcuno e condizionarlo profondamente non è così difficile. Un uomo e una donna, se posti in una condizione di estrema fragilità, sotto un soggetto autoritario, possono arrivare al punto di diventare strumenti, perdendo il proprio io nelle mani di qualcuno che può fargli commettere ed eseguire qualsiasi tipo di ordine, anche il più disumano. Ma Irma Grese non si è soltanto limitata ad abbassare una leva delle camere a gas, non si è soltanto limitata a premere un grilletto sotto un capo che gli stava ordinando di premere il grilletto, ma lei è stata fautrice di moltissime atrocità, molte delle quali senza alcuna logica se non quella di soddisfare il proprio sadismo e la propria perversione. Chi era quindi Irma Grese? Una sadica assassina o il frutto di un sistema che l'ha addestrata? Cosa ne pensate? Fatemi sapere nei commenti la vostra opinione. E se questo video siete riusciti ad ascoltarlo fin qua giù, io vi ringrazio e ci vediamo ai prossimi video. Iscrivetevi al canale e cliccate la campanella. Ci vediamo presto.